Buongiorno, allora siamo in Auto 90 in compagnia di Luca. Ciao, ciao, buongiorno. Guarda, vengo ciao. Qua perché oggi c'è un bellissimo sole e se sono col tuo sole poi ti vedo bello scuro, non abbronzato. No, no. Allora, oggi parliamo di Roomster. Esatto, di Roomster. Skoda Roomster è una soluzione simply clever ovviamente per Skoda. E la vettura che abbiamo all'interno del salone è una vettura di versione Ambition, quindi hai comunque già una vettura accessoriata, climatizzatore, ABS. Adesso vado poi nel dettaglio. La particolarità del Roomster è innanzitutto il bagagliaio. Sì. Lo usiamo subito, lo apriamo ovviamente. Ha un ampio vano di carico, quindi puoi aprire e avere uno spazio per la famiglia, uno spazio per lavoro, quindi avere la possibilità di caricare le biciclette dirette dei bambini, oppure ovviamente se è un discorso di lavoro anche tutto il materiale relativo al lavoro. Uh-huh. Hai la possibilità di regolare il pianale e la cappelliera sopra, quindi uh-huh. se hai bisogno di stringere magari portando degli oggetti, avere la possibilità di abbassare la cappelliera. Questo ancora è nuovo, quindi è difficile. Ha bisogno di un po' di forza, energia. Esatto, puoi abbassare la cappelliera e creare un piano unico, quindi caricare comunque sotto e avere sopra la possibilità di appoggiare gli oggetti. Comodo, molto comodo. Come dicevamo, come abbiamo detto già altre volte, se io ho degli oggetti da trasportare che ho necessità di tenerli comunque fermi durante il trasporto, posso appoggiarli direttamente sotto e quindi rimangono fermi, non si muovono durante il trasporto. Chiaro. Un'altra caratteristica del Roomster è quello di avere i sedili posteriori regolabili, separabili singolarmente, quindi hai tre sedute singole, se riesci a vederlo bene all'interno. Sì. Ah, infatti vedo che per il momento quella centrale è spostata più in avanti. Esatto. Proprio per far capire bene che insomma si tratta di tre sedute indipendenti. Sì. E possiamo fare questo, se vuoi puoi farlo con le dall'altra parte. Sì. E ha la possibilità di abbattere ad esempio il sedile, quindi io abbatto il sedile, ho comunque due sedute semplici, quindi normale, e posso attraverso lo sblocco delle leve sganciare anche il sedile, quindi tirare e togliere il sedile totalmente, creando così un piano unico, quindi un piano di carico. Faccio vedere da qua. Esatto, adesso ti tiro sulla cappelliera. Sì, sì. È una possibilità sia per la famiglia, quindi di caricare ancora più cose, ma anche per chi ci lavora, perché ricordiamo che Roomster esce anche nella versione autocarro, quindi ho possibilità di utilizzare la vettura sia normalmente tutti i giorni per spostarmi da un cliente, oppure se devo caricare del materiale anche più lungo posso farlo. Notate l'ampiezza comunque del bagagliaio, adesso vi sblocco completamente i sedili. Stamattina niente, ancora, non sono sveglio. Presto, presto. Presto, dico stamattina sei venuto presto. Sì, sì, sì. Quindi, indipendenza dei sedili che permettono questa... Esatto. Flessibilità a tutti gli effetti. Possibilità di togliere completamente i sedili e quindi creare un piano unico strutturale per caricare materiale anche da lavoro. Esatto, quindi auto veramente... per tutte le esigenze. Esatto, togliendo la cappelliera così possiamo notare lo spazio che avete. Esatto, che è veramente notevole. È uno degli spazi più grandi, quindi la capacità dietro della categoria. Considerando che comunque la Roomster quanto è lunga? È un 4 più, metri, più. 4 metri 5, 4 metri. Quindi per un'auto di questo, sì. di questo tipo veramente spazio ce n'è a iosa. Benissimo, benissimo. Come linee ho visto che Roomster, vabbè, una 5 porte, come categoria come potremmo definirla? È un po' difficile, è un perché po' difficile. Comunque... È un segmento, ovviamente segmento B, una vettura comunque piccola e compatta, però in realtà ha un valore carico delle sorelle più grandi. Certo. Quindi ho la possibilità di avere, questo ti permette di avere una vettura, come ti dicevo prima, versatile per l'uso cittadino. Quindi mi muovo tranquillamente, la parcheggio bene, ma anche per lunghi viaggi, oppure per un discorso di carico di lavoro. La vettura è, diciamo, semplice come ovviamente recita lo slogan Skoda, ma è semplice nel fatto che può essere utilizzata per qualunque cosa. Certo. Penso sempre, ad esempio, a chi è appassionato di bicicletta, quindi che magari... nel fine settimana utilizza la bicicletta, noti che direttamente potresti caricare una bicicletta senza bisogno di svoltare le ruote. Sì, sì, sì. Sì, essa è una bicicletta per bambini, ma anche perché no, una bicicletta esatto, da adulti. Per adulti.
e sì, magari per fare una sgambata fuori porta comodamente si può inserire la bicicletta senza bisogno di avere poi le barre sopra, comunque anche le barre posteriori, e la praticità di averla sempre la soluzione operata al momento, quindi io posso tirare in questa posizione, levare la cappelliera, caricare la bicicletta e poi in 5 minuti hai visto, tutto viene rimesso a norma. Bene. Come motorizzazioni? Allora, motorizzazione, abbiamo la motorizzazione a benzina e a gasolio. Ricordiamo che la prima motorizzazione a gasolio è un 1200, quindi un 1200 da 3 cilindri, bassi consumi, basse emissioni di CO2, costi assicurativi molto bassi, indipendentemente dalla classe di merito dell'assicurazione, e quindi è una vettura adatta sia alla famiglia che a agenti rappresentanti che utilizzano l'auto normalmente per lavoro durante la settimana. Bene. Poi ovviamente abbiamo le varie motorizzazioni anche 1006 per chi fa magari più autostrade e voglia o piacere di avere una vettura più spinta, quindi certo. Una capacità maggiore. Benzina, vero? Gasolio e anche benzina. E benzina. 1006. Capito. Tenere un sedile separato, volendo, distaccato, esatto, e di regolare, se avete i bambini, anche il sedile, lo schienale del sedile. Quindi si può inclinare. Esatto, aspetta che riesco a fartelo vedere spostando. Ecco qua. Incliniamo il sedile, così abbiamo il bambino, la parte posteriore, se vuole riposare, ha possibilità di stare più comodo regolando il sedile, senza perdere in nessun modo la sicurezza del veicolo. Bene, bene, a me sembra che abbiamo fatto una panoramica esaustiva su... Esatto, poi ovviamente vi invitiamo a venire in concessionario per la prova su strada di Skoda Roadster. Si può fare riferimento a te? Sì, certo. Benissimo, benissimo. Grazie Luca. Grazie a te, ciao, a presto. Ciao.